Ha inizio la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario del Consiglio di Stato e di insediamento del nuovo Presidente del Consiglio di Stato, dottor Filippo Patroni Griffi. Prende la parola l'Avvocato Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio dei Ministri. Signor Presidente della Repubblica, Eminenza Reverendissima, signor Presidente del Senato, signora Presidente del Senato, rappresentanti del Senato e della Camera, della Corte Costituzionale, ministri, Presidente Emerito, Presidente del Consiglio di Stato, autorità tutte, signore e signori, in questa medesima sala ho avuto più volte occasione in passato di prendere la parola quale componente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa nel corso delle sessioni plenarie. In tale veste ho pure partecipato ad alcune giornate inaugurali dell'anno giudiziario e finanche alla cerimonia di insediamento del Presidente del Consiglio di Stato immediatamente antecedente, Alessandro Paino, che qui saluto. Oggi vi prendo parte nella veste di Presidente del Consiglio dei Ministri, l'organo costituzionale a cui è demandato un potere generale di alta sorveglianza sulla giustizia amministrativa e una serie di competenze sui provvedimenti riguardanti lo stato giuridico dei suoi magistrati. Quando ho assunto le funzioni di componente laico del Consiglio di Presidenza, ero provvisto per lo più di una conoscenza teorica della giustizia amministrativa, alimentata da studi e approfondimenti incentrati soprattutto su disegni generali di riforma, anche in ragione della mia provenienza dall'Ateneo fiorentino, e sapete che a Firenze si concentrano le scuole di diritto amministrativo che forse più di altre hanno offerto contributi ben critici sulle ragioni di una magistratura amministrativa separata da quella ordinaria. La concreta esperienza vissuta in seno all'organo di autogoverno mi ha consentito di affinare queste conoscenze e di indagare più a fondo i vari aspetti funzionali della giustizia amministrativa, inducendomi ad apprezzare le qualità e le professionalità della magistratura amministrativa in funzione di tutela della giustizia nell'amministrazione, con l'aggiunta specifica per il Consiglio di Stato anche delle funzioni di consulenza giuridico-amministrativa. Quell'esperienza mi ha inoltre persuaso della piena sostenibilità e anche efficacia del disegno costituzionale nel segno del pluralismo delle magistrature, attribuendo al Consiglio di Stato e alla Corte dei Conti proprie funzioni, non sottraendo, come si trova scritto nei lavori preparatori, la propria competenza alla magistratura ordinaria, ma conquistando, sempre sono parole dei lavori preparatori, nuovi campi di diritto e di libertà. Questo pluralismo delle giurisdizioni, talvolta additato come un elemento di complicazione, si è rivelato nel corso del tempo una ricchezza anche in funzione della tutela degli interessi dei cittadini. Può ritenersi ancora attuale quindi l'esigenza che condusse sin dal lontano 1889 ad istituire la giurisdizione amministrativa per estendere e non per sostituire la tutela giurisdizionale somministrata al giudice ordinario. Del resto, se le giurisdizioni del disegno costituzionale sono declinate al plurale, unitaria è senz'altro la funzione giurisdizionale intesa come servizio che ciascuna di esse svolge e fondamentalmente comune deve essere anche lo statuto del magistrato, che deve garantire, in accordo con i principi costituzionali, la sua piena terzietà e imparzialità. Non v'è dubbio quindi che la magistratura amministrativa spetti un'autonomia assimilabile a quella riconosciuta dalla magistratura ordinaria. La pari dignità delle magistrature è peraltro un riflesso del sistema di tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi disegnato dagli stessi articoli 24 e 113 della Costituzione, e gli stessi articoli 100 e 108 hanno quindi la funzione di definire i requisiti minimi attraverso un nucleo fondamentale di garanzie che si estendono ovviamente anche allo status e alle carriere dei giudici di ogni giurisdizione. Il tema della giustizia è sempre presente nella discussione pubblica di questi anni, al centro di interventi di diversa portata, che vanno dalla critica alla proposta, dall'insoddisfazione all'annuncio sempre di nuove svolte e di nuove albe.
ma sono state sin qui troppo spesso albe accorrenti e scomparenti, così si esprimeva Massimo Severo Giannini nella prefazione della seconda edizione del diritto amministrativo. Massimo Severo Giannini che pure verso il Consiglio di Stato non fu sempre tenero nei suoi giudizi. È diffusa una riflessione di fondo che disegna un apparente paradosso. Se per un verso è predominante un sentimento di critica, che della giustizia denuncia la crisi, talvolta persino radicale, per altro verso il ricorso alla giustizia, la via giudiziaria nella risoluzione dei problemi pubblici e privati, anche politici, più disparati, si conferma come il sentiero più battuto, nonostante gli ostacoli. Lungo questa direttrice è non meno diffusa la convinzione che la funzione giurisdizionale sia diventata un servizio, oltre che un mestiere, più difficile da svolgere rispetto al passato. Non è questa la sede, evidentemente, per indugiare intorno al discorso sulla complessità che in tanti modi caratterizza la società contemporanea. Osserviamo solo che questa complessità si riflette inevitabilmente sul lavoro dei magistrati, acuendone le difficoltà come anche accentuando la necessità e la tempestività del loro intervento. A queste nuove sfide il giudice amministrativo deve potersi rivolgere forte del suo statuto di indipendenza, che deve trovare rispondenza innanzitutto nell'azione del Consiglio di Presidenza, organo tutore della sua autonomia. In occasione della nomina del nuovo Presidente del Consiglio di Stato, pur consapevole di qualche profilo, diciamo così, di ambiguità del dettato normativo, va peraltro considerato che la riforma del processo amministrativo nel 2010 non si è accompagnato al necessario ammodernamento dell'ordinamento della magistratura amministrativa, ho ritenuto di privilegiare la tradizione, restituendo all'organo di autogoverno il compito di offrire una univoca indicazione per l'ufficio di vertice. Ritengo che l'autorità di governo faccia bene ad attenersi a questa inveterata tradizione, essendo inopportuno che essa eserciti poteri discrezionali, considerato che i suoi stessi atti di natura amministrativa sono sottoposti al sindacato giurisdizionale di ultima istanza del medesimo Consiglio di Stato. Facevo richiamo, in apertura di questo mio intervento, alla professionalità del giudice amministrativo, che ora devo declinare per il Consiglio di Stato lungo le due direttrici fondamentali dell'esercizio della funzione giurisdizionale e di quella consultiva. Nella prima direzione, l'entrata in vigore del Codice del Processo Amministrativo, di cui il prossimo anno potremo celebrare il decennale, ha costituito un passaggio particolarmente felice e comunque fondamentale nella lunga storia della giustizia amministrativa. Il lento cammino sulla via dell'effettività della tutela nei confronti degli atti della pubblica amministrazione ha registrato un deciso balzo in avanti, rafforzando di intensità il sindacato del giudice e ampliando la gamma di azioni che il privato ora può proporre in giudizio. Tale giudizio, a lungo confinato in una logica prevalentemente impugnatoria, si è andato arricchendo di nuovi spazi e di nuovi compiti, se solo pensiamo alle azioni risarcitorie, alle azioni di adempimento. Tutto questo chiama il giudice amministrativo a nuovi compiti e a un diverso approccio, ma prima ancora sollecita gli stessi avvocati a misurarsi con strategie di tutela anche molto diverse rispetto a quelle tradizionalmente perseguite. Quanto invece alla funzione consultiva, di essa negli ultimi anni si è registrato il forte rilancio attraverso un'intensa attività di pareri resi su aspetti cruciali delle riforme amministrative. Si rende però necessario mettere mano al riordino della disciplina che regola la funzione consultiva, una disciplina che rimane risalente nel tempo e bisognosa di un'opera di prudente ammodernamento. Il riordino della funzione consultiva è parte di un più vasto disegno di riordino normativo che abbiamo già approvato al Consiglio dei Ministri, con cui il mio governo si prefigge l'obiettivo di migliorare la qualità e l'efficienza dell'azione amministrativa, di garantire la certezza dei rapporti giuridici e la chiarezza del diritto, di ridurre gli oneri di vario tipo che gravano su cittadini e imprese. Un simile disegno è destinato a tradursi attraverso un sistema coordinato di deleghe legislative guidate da principi e criteri generali che tagliano orizzontalmente l'intero diritto amministrativo, incidendo tanto sull'organizzazione quanto sull'attività amministrativa. Talune di queste deleghe toccano da vicino parti speciali di fondamentale importanza, per esempio
in materia di edilizia, beni culturali, paesaggio e contratti pubblici. Dal riordino di queste discipline il Governo si attende un nuovo impulso per l'economia, nuove opportunità per cittadini e imprese, nuove tutele per le bellezze del nostro Paese. Ho citato poco fa Massimo Severo Giannini, che fu anche l'autore del famoso rapporto sui problemi della pubblica amministrazione, che alla fine degli anni 70 del secolo scorso ne evidenziava i mali e le cause, offrendo un'articolata indicazione sui possibili rimedi. Ne sarebbe derivata una stagione di rinnovamento negli studi e nella legislazione sulla pubblica amministrazione di cambiamento, che in forma e risultati diversi è giunta sino ai nostri giorni. L'augurio che rivolgo a Filippo Padoni Griffi, il nuovo Presidente del Consiglio di Stato, di cui oggi salutiamo l'insediamento, è che la sua presidenza, che schiude a un orizzonte temporale di gran lunga più esteso rispetto a quelli di cui solitamente beneficiano i presidenti, si realizzi nel segno di un rinnovato impegno per il rafforzamento del sistema giustizia amministrativa, intesa come un servizio offerto ai cittadini e non come potere declinato razione imperi. La sua lunga esperienza in Consiglio di Stato, nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, consultive, il contributo dato agli studi e alle iniziative volte a migliorare la qualità della regolazione del nostro Paese, come anche il prezioso apporto offerto al Governo della Repubblica ogni qualvolta è stato chiamato a collaborarvi, anche in ruoli chiavi presso la medesima Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono tutti elementi che ci rendono fiduciosi che egli saprà offrire un prezioso contributo affinché tutte le costituenti del sistema della giustizia amministrativa possano dialogare serenamente tra di loro, le funzioni giurisdizionali siano esercitate in modo competente e rigoroso, le funzioni consultive siano espletate in modo puntuale e tempestivo. Quanto a noi, e concludo, autorità di governo, ci attende anche una delega specifica riguardante alcuni particolari profili dell'ordinamento della giustizia amministrativa, che potrà giovarsi di un'opera di equilibrato, prudente aggiornamento in alcune sue parti, una per tutte, la riforma del procedimento disciplinare, sulla cui necessità si è espresso più volte lo stesso Consiglio di Presidenza. Faremo il possibile come Governo per promuovere questo potenziamento del sistema disciplinare e qualche ulteriore specifica misura, sempre mirata a rendere ancora più affidabile il sistema giustizia amministrativa è ancora più credibile il sistema Paese. Confidiamo di poter realizzare questo disegno riformatore in un clima di proficuo confronto con la medesima magistratura amministrativa, nella consapevolezza che un disegno riformatore deve aprirsi ai suggerimenti dei medesimi operatori di giustizia, ma se mi permettete non deve rispondere alle loro attese. Un disegno riformatore deve mettere i giudici nella migliore condizione per poter esercitare le loro funzioni giurisdizionali, nel segno dell'indipendenza e dell'autonomia, ma deve rispondere solo ed esclusivamente alle aspettative dei cittadini, i quali hanno il pieno diritto di ambire a un servizio giurisdizionale sempre più imparziale, trasparente, tempestivo e qualitativamente elevato. Prende la parola il dottor Filippo Patroni Griffi, Presidente del Consiglio di Stato. Signor Presidente della Repubblica, le sono grato personalmente a nome della giustizia amministrativa per l'onore che ha voluto farci con la sua presenza a questa cerimonia. Un ringraziamento al Presidente Emerito della Repubblica, particolarmente presente nelle mie esperienze professionali degli ultimi anni. Grazie signor Presidente del Consiglio per aver voluto personalmente presenziare al mio insediamento e per essere stato presente oggi qui con noi. Ringrazio ancora la signora Presidente del Senato, il Vice Presidente della Camera, Sua Eminenza Reverendissima, i membri del Governo, il Presidente e i giudici della Corte Costituzionale e tutte le autorità politiche, civili e militari e religiose. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, i Presidenti Emeriti del Consiglio di Stato, mentre un reverente pensiero alla memoria dei Presidenti che ho avuto l'onore di avere nei miei 33 anni in Consiglio. Un sentito ringraziamento ai colleghi di questa e delle altre magistrature nazionali ed europee.
agli esponenti dell'Accademia, delle Avvocature, dello Stato e degli enti pubblici, del Libero Foro e del personale tutto della giustizia amministrativa. Un pensiero in un momento come questo per me così importante va a mio padre, che mi guarda dalla posizione privilegiata, e a mia madre, che mi guarda più semplicemente in televisione, ma anche al mio piccolissimo nipotino e ai miei familiari. E ricordo infine a qualche caro amico con cui non ho potuto più purtroppo condividere il percorso di vita. Signore e signori, la ragion d'essere del giudice amministrativo è assicurare la tutela dei cittadini e garantire legalità nell'ordinamento. Per quanto questo compito, da sempre centrale, muti nel tempo, un aspetto resta fondamentale. Il giudice amministrativo è il garante delle interazioni tra le amministrazioni, cittadini e imprese. Assicura il corretto rapporto tra pubblico e privato, tra comunità e singoli, tra autorità e libertà, confrontandosi nel suo ruolo con almeno tre dimensioni istituzionali, la legge, l'amministrazione e le altre giurisdizioni. Fino a poco tempo fa i rapporti con queste tre dimensioni si svolgevano secondo paradigmi tradizionali ben definiti. Riguardo alla legge il giudice si limitava principalmente alla sua applicazione, come Bush della Loi. Riguardo all'amministrazione il giudice era soprattutto il giudice della legittimità del provvedimento. Riguardo alle altre giurisdizioni il giudice amministrativo si muoveva all'interno di un preciso riparto tra giurisdizioni separate in un'ottica più dalla parte delle corti che dalla parte delle tutele. Questi tre paradigmi sono stati di recente messi fortemente in discussione da una rapida evoluzione della società. Nuovi fenomeni, nuove esigenze, nuovi diritti, nuove tutele. Questo ha imposto una riconsiderazione in termini non più tradizionali decennati paradigmi, alla luce e in vista di un'esigenza di certezza e fiducia nei rapporti tra cittadini e istituzioni. Un mondo mutevole richiede infatti punti di riferimento più sicuri e una sistematica che sappia utilizzare il valore ordinante del diritto senza cadere nella dogmatica. La prima dimensione istituzionale di cui è necessario ridefinire il paradigma è quella del rapporto tra giudice amministrativo e legge. Come è stato detto da Paolo Grossi, la comunità è retta da regole che attengono alla carne viva della società. Se le regole sono violate è minata la convivenza sociale e la società in qualche modo ne esce scarnificata. In ogni comunità quindi si pone il problema di chi pone le regole e di chi le fa rispettare, il legislatore e il giudice. L'equilibrio tra questi poteri prevalentemente dipende dalla qualità e dall'efficacia del precetto normativo e dall'assunzione politica della responsabilità di porre regole chiare che indichino la scelta che le sorregge. Se la norma è chiara ed efficace, il giudice potrà limitarsi ad applicarla. Se la norma è di scarsa qualità o non esprime chiaramente la scelta politica che ne ha alla base, il giudice è costretto a sintetizzare o a costruire addirittura una regola per il caso concreto, a prescindere anche da un sicuro ancoraggio normativo. Quindi, con la crisi della legge e le difficoltà della politica nel regolare una società obiettivamente complessa e disomogenea, si è andata affermando una collocazione propria della giurisprudenza nell'ambito della fabbrica delle leggi, con la progressiva assunzione da parte delle corti di un ruolo di supplenza e l'emersione di un diritto giurisprudenziale. Questo accresce la responsabilità delle corti in termini di prevedibilità delle decisioni, per scongiurare il rischio che il diritto giurisprudenziale possa tradursi in un'ulteriore attenuazione della certezza del diritto. Nel nostro ordinamento non vige la regola dello stare decisis, ma va diffondendosi tra i giudici e anche nella legislazione la consapevolezza che la stabilità degli indirizzi della giurisprudenza sia un bene da salvaguardare. Sul punto è opportuno essere chiari: l'autonomia di giudizio del singolo giudice e la valenza positiva dell'innovazione giurisprudenziale non sono in discussione, ma ciò non a discapito di valori altrettanto importanti come l'uguaglianza di fronte all'applicazione della legge e la certezza del diritto. Questi valori impongono un bilanciamento di interessi e senso di responsabilità, perché per il cittadino il giudice è l'organo giudicante nel suo complesso e ciò che per il giudice è autonomia di giudizio, per il cittadino può apparire schizofrenico. Che fare allora? La buona pratica del giudice impone la profonda motivazione delle ragioni del dissenso e consiglia cautela nel discostarsi dai precedenti, specie se conformi, salvo rimettere una sede decisoria ciò deputata all'overruling. La stabilità degli indirizzi, che non vuol dire loro immutabilità, deve cioè divenire un valore in sé da perseguire, a maggior ragione a fronte di un giudice non più semplice bocca della legge. E questo avviene nell'esercizio della giurisdizione, ma non solo. Torna qui fondamentale il ruolo centrale del Consiglio di Stato nel circuito delle decisioni attraverso la funzione consultiva,
svolte in favore dello Stato comunità e nell'interesse alla legittimità dell'azione amministrativa, quindi nella medesima posizione di terzietà richiesta al giudice. E per questo motivo, ossia per il carattere oggettivamente terzo delle due funzioni, che a partire dal prossimo anno abbiamo deciso di dare voce in questa cerimonia all'Avvocatura dello Stato e al Consiglio Nazionale Forense, come da anni richiesto dal Foro e a suggello della proficua collaborazione tradizionale tra magistratura amministrativa e avvocatura. I pareri del Consiglio di Stato sono ormai diventati un contributo significativo per il Parlamento, per il Governo e anche per la dottrina. Essi contribuiscono non poco quindi all'affermazione del principio di certezza e di prevedibilità delle decisioni. Auspico pertanto il consolidamento della tendenza da tempo presente nell'ordinamento di richiedere la consulenza del Consiglio di Stato su attività legislativa delegata di particolare complessità tecnica, in relazione alla quale la funzione consultiva funge anche da garante del rispetto degli indirizzi posti dal Parlamento al Governo. Il rapporto del giudice con l'amministrazione è la seconda dimensione istituzionale con cui bisogna fare i conti. Anche l'amministrazione è interessata da grandi cambiamenti che incidono sul rapporto con il suo giudice in relazione ad almeno tre aspetti. Il ruolo di orientamento del giudice nei confronti dell'amministrazione, la lettura del principio di legalità, il confine tra sindacato di legittimità e sindacato di merito. La mancanza di regole legislative chiare e stabili spinge sempre più spesso l'amministrazione ad applicare non più un indirizzo, ma una vera e propria regola giurisprudenziale. Quindi acquista un significato nuovo e più pregnante, per dirlo con Gino Gorla, l'effetto conformativo esterno della sentenza, che ne espande la funzione extraprocessuale. Il giudice, cioè, nel decidere un caso pone all'amministrazione una regola di comportamento che ovviamente vale per quel caso, ma che può e anzi deve valere per futuri casi simili. Un secondo punto fermo nei rapporti tra giudice e amministrazione è il superamento della lettura tradizionale del principio di legalità. Il percorso lineare cui eravamo abituati, interesse pubblico, norma di attribuzione del potere, provvedimento, si è da tempo irreversibilmente modificato. L'interesse pubblico non è più singolare e predeterminato dalla legge, ma è ormai il frutto di un complesso contemperamento tra interessi pubblici plurali, spesso contrapposti, a loro volta bilanciati con gli interessi dei privati. Il luogo del confronto in cui i diversi interessi si compongono è sempre più il procedimento, ambito in cui si realizza l'unità di tempo, spazio e azione del rapporto tra privato e pubblico potere e l'interesse pubblico si fa nella concreta dinamica dell'esercizio del potere. Anche il potere pubblico quindi non è più puntualmente prefigurato e di conseguenza lo stesso provvedimento non è necessariamente predeterminato e può avere contenuto mutevole e articolato. Di fronte a questa evoluzione anche il sindacato del giudice si evolve e si rivolge al procedimento nel suo complesso per potersi concentrare sulla legalità procedimentale. La mutazione genetica del principio di legalità mi pare evidente. Se il luogo del confronto è il procedimento, il luogo del conflitto è il processo, in cui la soluzione è rimessa a un terzo, appunto al giudice. Anche questo luogo richiede una ridefinizione dei suoi confini. Ora il sindacato giurisdizionale richiede di riportare alla piena parità nel processo un rapporto fisiologicamente sbilanciato nel procedimento a favore dell'amministrazione. Questo sindacato quindi richiede un giudice forte, tecnicamente preparato, dotato di uno strumentario flessibile, attento però a non sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione, perché il giudice non sceglie ma valuta la legittimità di scelte che la legge rimette all'amministrazione. Il confine tra sindacato di legittimità e sindacato di merito va ridefinito, nel senso di attrarre stabilmente nel primo la ragionevolezza e la proporzionalità della scelta, se non anche la sua attendibilità, a prescindere dalla mediazione delle figure sintomatiche dell'eccesso di potere. Il divieto di sindacato del merito amministrativo si racchiude così, al culmine di un percorso iniziato da questo Consiglio con la sentenza 601 del 99, Presidente Catallozzi e Sensore Baccarini, solo nel divieto per il giudice di sostituire la propria scelta valutativa a quella dell'amministrazione. Per il resto vi è una giurisdizione piena. E siamo al rapporto del giudice con gli altri giudici nazionali. Da qualche anno la dottrina effettua una lettura unificante delle norme costituzionali in materia di giurisdizione, ritenendo che il nostro sistema prevede un'unica funzione giurisdizionale distribuita su più plessi
che assicurano insieme una tutela piena, completa e tempestiva alle diverse posizioni soggettive nei confronti dei poteri pubblici. Questa lettura unificante, sottolineata anche dal Presidente Paino nella scorsa relazione, deve allora condurre a una rappresentazione meno separata e divisa delle tutele. In altri termini, occorre guardare al sistema delle tutele dal punto di vista di chi chiede giustizia, il cittadino, e non di chi la concede, il giudice, senza anacronistiche rivendicazioni di potere. Possiamo quindi tracciare due prime provvisorie conclusioni. La prima è l'imprescindibilità del confronto del giudice con le dimensioni che sono al di fuori del suo ambito, con le quali, se non interagisce, corre il rischio di chiudersi in un isolamento autoreferenziale. La seconda riguarda la concezione soggettiva della tutela e la centralità processuale della situazione soggettiva rispetto all'interesse e alla legittimità dell'azione amministrativa. Si capovolge definitivamente l'allocazione tradizionale delle due situazioni soggettive che si muovono nel processo e ci si può forse spingere ad affermare che l'interesse alla mera legittimità, quasi per un contrappasso, ad essere divenuto un interesse occasionalmente protetto, cioè protetto di riflesso in sede di tutela della situazione di interesse legittimo. E ora una riflessione sulla prospettiva della giustizia amministrativa in chiave europea. Natalino Hirti ci ricorda che il diritto ha bisogno di un dove, di una dimensione spaziale, e tradizionalmente nello Stato moderno politica e diritto sono racchiusi nella sfera statale e poggiano sulla sua stessa superficie, come, da prospettazioni certo diverse, già rilevavano Carl Schmitt e Hans Kelsen. All'origine dell'Unione Europea vi è la volontà politica di svincolare economie e scambi dai territori nazionali. I trattati istitutivi hanno creato un nuovo spazio giuridico in cui anche il diritto pubblico si è affrancato dal vincolo territoriale. Ebbene, lo spazio giuridico europeo si è fatto ordine giuridico attraverso il ruolo dei giudici. Il loro contributo costituzionale si individua soprattutto nella tessitura di uno ius commune verso una griglia attuata attraverso una griglia di principi generali. Si crea così una combinazione tra innovazione e tradizione, diritto comune e diritto locale, pluralismo e diversità. Alla base di questa ormai inevitabile integrazione europea si pongono i principi generali e i diritti fondamentali. I principi generali sono noti e delineati: certezza del diritto, tutela dell'affidamento, proporzionalità, principio del rimedio effettivo. Il secondo veicolo di integrazione in via giudiziaria è rappresentato dalla tutela dei diritti fondamentali, in forza della quale la cooperazione tra corti nazionali ed europee ha fatto progressivamente emergere una dimensione del mercato comune non più circoscritta al solo profilo economico della persona. La vicenda dei diritti fondamentali evidenzia come, una volta intrapreso liberamente il processo di integrazione, gli ordinamenti nazionali non possono pretendere, cito, di continuare a definirsi in modo autoreferenziale come sistemi a sé stanti, se non in nome di una sorta di nazionalismo costituzionale che contraddirebbe non solo gli obblighi internazionali, ma gli stessi principi costituzionali che esplicitamente legittimano l'apertura dello Stato al processo di integrazione. Sui diritti fondamentali non sono consentiti arretramenti, come ribadito di recente anche dal Presidente della Corte di Cassazione. Nel processo di integrazione europea il giudice nazionale deve però farsi carico di molte divergenze sistematiche e fratture categoriali, e ciò può avvenire attraverso la funzione nomofilattica che riconduca ad unità la governance giudiziaria. Gli spazi di frizione tra corti europee e corti interne non devono stupire, in quanto se un ordinamento è integrato è inevitabile che le corti a presidio di quell'ordinamento tendano ad assumere su di sé una funzione nomofilattica che è difficile poi raccordare con quella delle corti nazionali, come tutti noi sappiamo, e la Corte Costituzionale un poco di più di noi. Però soluzioni sono possibili. Un segnale assai positivo sarebbe la ratifica da parte dello Stato italiano del protocollo 16 allegato alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, come è stato rimarcato nell'incontro tra le nostre corti superiori e la Corte Europea il 12 gennaio scorso presso la Corte Costituzionale. In effetti, le dinamiche della globalizzazione hanno posto soprattutto le corti al centro del processo di costituzionalizzazione, trasferendo la competenza a decidere in molti casi dalla sede politica a quella giurisdizionale. Di questo diritto giurisprudenziale si danno letture ambivalenti, uno strumento di rafforzamento dell'Unione per taluni, l'avvento di una giuristocrazia per altri, e non è questo certo il luogo per sciogliere questo dubbio. Però su due cose mi sembra potersi convenire. La prima: anche nelle democrazie nazionali da sempre sussistono istituzioni al di fuori del sistema elettivo, al fine di mantenere alcuni meccanismi istituzionali al di fuori della ricerca ciclica del consenso. La seconda:
Questo diritto giurisprudenziale europeo è chiamato a regolare la circolazione nello spazio europeo di persone e cose, fenomeno che ormai non dipende più dalle scelte politiche o giuridiche, ma dai fatti. Alcuni cenni, perché per il resto ovviamente rimando alla relazione scritta, sull'attività svolta nel 2018 dal Consiglio di Stato e dalla giustizia amministrativa. Questo può essere riguardato secondo due direttrici, giudice e società e giudice d'economia. Quanto alla prima, giudice e società, alcune decisioni hanno interessato cruciali aspetti della vita sociale e dei diritti fondamentali, secondo una traccia che ha coniugato il principio di libertà con quello della tutela della salute collettiva alla ricerca di un punto di equilibrio, come ad esempio in materia di legittima imposizione dell'obbligo di vaccinazione per l'accesso agli asili nido o di contrasto alla ludopatia. Il rapporto tra diritti di libertà e potestà pubblicistiche limitative è stato invece risolto nel caso delle mense scolastiche, dando preminenza alla sfera di libertà personale nelle scelte alimentari. Particolarmente delicato poi il tema dei diritti fondamentali dei migranti. Il diritto dell'immigrazione è ciclicamente interessato da rivisitazioni legislative e delinea uno statuto dello straniero in più parti derogatorio rispetto a quello ordinario. Va quindi in tensione il nucleo dei diritti fondamentali, di cui è nota l'intrinseca vocazione universalistica, come di recente sottolineato dal Presidente della Corte Costituzionale. La giurisprudenza amministrativa ha dato una dimensione concreta ai diritti fondamentali dei migranti, soprattutto quando vengono in rilievo il diritto alla salute, all'unità familiare o all'adeguata protezione dei minori. Per converso, nel discernere l'arbitrio dal ragionevole esercizio del potere per ragioni di ordine e sicurezza pubblici, si è ritenuto che, pur in presenza di vincoli familiari, la particolare gravità dei reati e la loro reiterazione attribuisca carattere autoevidente alle ragioni alla base di un'espulsione. Il Consiglio di Stato ha avuto anche modo di occuparsi delle leggi razziali a 80 anni dalla loro scellerata approvazione ed è stato detto che non si può far uso di concetti e categorie giuridiche elaborate al tempo della loro vigenza, basate sul concetto di appartenenza alla razza, per verificare oggi i presupposti della concessione dei benefici in favore dei soggetti discriminati. In sede consultiva vorrei, su questi temi, segnalare i pareri resi in materia di disposizioni anticipate di trattamento, sul regime dei vitalizi degli ex senatori, sulla costituzione di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, problematica sorta dopo una sentenza della Corte Costituzionale originata da una rimessione dello stesso Consiglio di Stato. Doveroso un cenno all'ambito più squisitamente economico. La fitta interazione tra diritto ed economia è ormai una caratteristica stabile delle società evolute. Diritto ed economia, giudici ed economisti devono dialogare e crescere insieme, anche al fine di evitare che rapporti e conflitti lasciati irrisolti dal legislatore generino nella percezione collettiva sensazioni di blocco o di ostacolo imputabili alla tutela. Quanto a quest'ultimo punto, credo debba essere definitivamente sradicato l'involutivo assioma meno regolazione e tutele più sviluppo. La funzione giurisdizionale deve invece servire a dare certezza ed effettività al diritto, a riparare i guasti della cattiva regolazione, a fornire un ambiente garantito in cui la competizione possa liberamente dispiegarsi. Così si promuove lo sviluppo, non riducendo le tutele. Vorrei al riguardo segnalare soltanto, accennare a tre aspetti, il cruciale ruolo del risarcimento del danno nella nostra giurisdizione, che può assumere un effetto dissuasivo nei confronti della maladministration e può anche evitare il surrettizio drenaggio di risorse dal settore privato a quello pubblico. Ricordo l'adunanza plenaria numero 5 del 2018 sulla responsabilità precontrattuale. La necessità nel settore della regolazione di distinguere il diritto sanzionatorio da attività fondamentalmente restitutorie, come è stato precisato in relazione alla rettifica del prezzo OIPA disposto dalla Consob, e infine la significativa casistica dei rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia su questioni di grande rilievo, penso alle banche popolari o alla pratica commerciale scorretta di una compagnia aerea che determinava l'aumento del prezzo dei biglietti, oppure numerosi rinvii all'adunanza plenaria nell'altro settore nevralgico dei contratti pubblici. Infine, la legalità è la precondizione essenziale per la libera concorrenza e per lo sviluppo dell'economia del benessere. La sezione terza si è occupata della ramificazione della criminalità organizzata di tipo mafioso nella vita della pubblica amministrazione con riferimento al tema dello scioglimento dei consigli comunali e insieme al Consiglio di Giustizia Amministrativa si è poi concentrata sul tema dell'interdittiva antimafia quale strumento principe di contrasto alle infiltrazioni malavitose. Quanto all'apporto alle sezioni consultive sul punto, mi limito a segnalare l'importantissimo parere sul codice
dell'impresa, della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Naturalmente, perché un servizio possa funzionare, deve funzionare la macchina. Il 2018 registra importanti novità, ne cito alcune: la riduzione dei posti dirigenziali con accorpamenti di uffici secondo criteri di efficienza e riduzione dei costi, sperimentazione della modalità di lavoro agile per conciliare i tempi di vita e di lavoro, la piena operatività dell'ufficio del processo presso ogni ufficio giudiziario, la trasformazione da quest'anno della seconda sezione consultiva in sezione giurisdizionale, cosa che consentirà di definire presumibilmente entro 2 anni la gran parte dei giudizi instaurati entro il 2012. Ciò contribuirà a consolidare l'eccellente risultato del dimezzamento dell'arretrato in atto dal 2010, come riconosciuto anche nel rapporto European Union Justice Scoreboard del 2018. Il personale amministrativo, e sono grato che la recente legge di bilancio ne preveda un significativo incremento, è tra gli artefici dei nostri risultati istituzionali, personale qualificato che non si sottrae alle quotidiane problematiche connesse al nostro lavoro e al quale quindi va un doveroso ringraziamento. Naturalmente una giustizia amministrativa efficiente e dinamica richiede un impegno costante per l'aggiornamento professionale dei magistrati e la massima apertura culturale del sistema, sempre più parte integrante del processo di crescita culturale del Paese. In questa prospettiva l'Ufficio Studi della Giustizia Amministrativa è stato potenziato una struttura organizzativa e svolge compiti strategici quali seminari e convegni anche a carattere non giuridico, segnalazione agli utenti di novità normative e giurisprudenziali, collaborazioni con altre istituzioni culturali e scientifiche quali l'Accademia della Crusca, la Scuola di Magistratura e la Rete Internazionale per la Formazione Giudiziaria in Europa. Un capitolo importante è poi costituito dalla comunicazione istituzionale. Se la giustizia si esercita in nome del popolo, i cittadini evidentemente sono i nostri interlocutori. A loro ci rivolgiamo attraverso il prezioso lavoro di intermediazione svolto dalla stampa, a cui spetta però la responsabilità di un'informazione corretta. Al fine di comunicare la giustizia è stato istituito l'ufficio stampa, del quale fanno parte alcuni magistrati e una giornalista del settore. Il sito della giustizia amministrativa, rinnovato di recente, ha raggiunto circa 700.000 accessi mensili, 200.000 al mese in più rispetto al passato. E tutte le nostre pronunce sono pubblicate sul sito in tempo reale e talvolta accompagnate da una sintesi illustrativa. Il nuovo sito istituzionale è la riprova dell'importanza che noi attribuiamo all'informatica. Completata la telematizzazione del processo, nello scorso mese di giugno 2018 è stato sottoscritto un protocollo con l'arma dei carabinieri ed è stato quindi realizzato il nuovo sistema di disaster recovery della giustizia amministrativa. È stato infine costituito un nuovo ufficio che si occupa anche di statistiche istituzionali. Questo rinnovamento a livello di comunicazione è percepibile in modo, direi, tangibile, fisico, con l'apertura del nostro storico palazzo all'esterno. Palazzo è uno dei pochi palazzi istituzionali il cui portone è sempre aperto, i cittadini, i turisti possono entrare a visitarlo e godere della prospettiva dei Borromini e dei Giardini. Ma è da qualche tempo che la giustizia amministrativa manifesta concretamente la sua vicinanza anche ai giovani. Palazzo Spada ha aperto le sue aule agli studenti, più di 400 nel 2018, con gli incontri della legalità, facendoli assistere alle udienze. Su tutto il territorio i giudici incontrano gli studenti e riflettono con loro sulla Costituzione e sul bene della legalità, e al tema della Costituzione e delle leggi razziali sono stati dedicati una giornata di incontro e un premio per studenti. Tutti gli uffici amministrativi sono poi frequentati da tanti tirocinanti che collaborano con i magistrati quotidianamente, a cui va il ringraziamento mio e dei colleghi. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza il qualificato contributo anche del Consiglio di Presidenza, i cui componenti ringrazio, e secondo una linea di piena continuità col precedente Consiglio, il nuovo organo di autogoverno, pur insediatosi da pochi mesi, si è già fatto promotore di molte iniziative per migliorare l'efficienza del servizio giustizia. Cito l'impegno per il superamento della grave carenza di organico dei tribunali amministrativi, lo snellimento delle procedure del concorso al TAR, la messa a regime del programma di smaltimento dell'arretrato e l'impegno in tema di pari opportunità e di contrasto a fenomeni discriminatori. Ma il Presidente del Consiglio ha prima toccato un punto delicato. Il sistema disciplinare non regge più. Serve una riforma che renda più semplice e tempestiva la reazione agli illeciti con tutte le garanzie richieste. E avvertiamo forte anche l'esigenza dell'accelerazione delle indagini e dei processi penali che spesso interferiscono significativamente con il potere disciplinare.
Con chi sbaglia il sistema disciplinare deve essere rigoroso e tempestivo, perché la terzietà della magistratura è un bene prezioso. Al tempo stesso, singoli casi non possono delegittimare indiscriminatamente un intero corpo di magistrati. 2018 ha visto una forte espansione dell'attività internazionale. La giustizia amministrativa italiana ha dato impulso al dialogo tra le corti nell'ambito delle due associazioni esistenti in sede europea e mondiale, tra Consigli di Stato e Corti Supreme Amministrative. Il Consiglio di Stato è infatti membro dell'Associazione Mondiale delle Alte Corti Amministrative ed è vicepresidente dell'Associazione delle Alte Corti Europee, di cui assumerà la presidenza da maggio 2020, e colgo l'occasione per ringraziare Monsieur Lasserre, che con noi lavora nell'ACA Europe e con cui abbiamo il vicepresidente del Consiglio di Stato francese. Nella stessa ottica di favorire il diffondersi di una cultura comune della giurisdizione, il Consiglio di Stato, travalicando i confini europei, ha sottoscritto anche alcuni accordi di cooperazione giudiziaria con la Tunisia e con il Marocco e si è aggiudicato un bando europeo per la riforma della giustizia amministrativa della Repubblica Tunisina. Una visione euro-mediterranea delle tutele in cui la nostra giustizia amministrativa intende giocare un ruolo decisivo. È tempo di concludere. In un momento di crisi, la nostra riflessione è stata incentrata principalmente sull'essere giudice in un momento di cambiamenti. In un momento di crisi delle istituzioni politiche rappresentative, i giudici che operano in Europa a livello nazionale e sovranazionale sono spesso chiamati a un'impropria supplenza, che non possono esimersi dall'esercitare però quando serve a garantire diritti e tutele. Ovviamente tale ruolo nelle sue dimensioni fisiologiche deve essere temporaneo ed esercitato con cautela. In una società che cambia il diritto amministrativo, di cui è vero non si può morire, che però è essenziale per garantire i rapporti tra autorità e libertà, nello Stato di diritto serve ancora. E noi allo Stato di diritto siamo ovviamente tutti ancora affezionati. Ci siamo posti alla ricerca di nuove certezze e di nuovi equilibri. Non è tempo, semmai lo è stato, di certezze statiche, perché se la società è in movimento, il diritto deve essere in movimento e questo vale ancora di più per il diritto amministrativo, perché i poteri pubblici sono in continua trasformazione. Il diritto oggi deve regolare una realtà fatta di diversità e da cui non può prescindere senza mettere a repentaglio le tutele dei più deboli, i doveri di solidarietà e con essi i valori recepiti dall'ordinamento europeo. Quest'ultimo costituisce il quadro di riferimento obbligato anche per gli ordinamenti nazionali, luogo di contaminazione costituzionale e vero e proprio spazio giuridico comune nel quale vive e si muove una collettività sociale ed economica i cui componenti hanno ormai una doppia cittadinanza e una doppia appartenenza. Nello scenario, per dirla con quadro curso, di un'Europa che tuttavia oggi sembra smarrire quella combinazione di ideali e concretezza, i principi giuridici e i modelli di tutela continuano a rappresentare un circuito virtuoso di valori comuni. Ma non è solo una questione giuridica. Come è stato osservato, la costruzione dell'edificio europeo non impone semplicemente una limitazione del vecchio concetto di sovranità, ma implica una sovranità statale nuova, che richiede l'inserimento dello Stato in più vaste comunità internazionali e sovranazionali. Perché, come avverte il filosofo François Julien, le differenze isolano le culture, anche quelle tolleranti. Conviene invece parlare di écart, scarti, che mantengono le differenze uno di fronte all'altra, individuando però nello spazio tra di loro un terreno comune nel quale rinvenire un percorso che sia luogo di una nuova identità condivisa. Il campo europeo è sede di una convergenza di sistemi che dialogano direttamente o spesso tramite le corti. Nella prospettiva del processo di integrazione giuridica europea, uno storico del diritto, Van Kenegem, afferma che la formazione di un diritto europeo dipenderà da quali saranno i creatori del diritto nell'Europa del XXI secolo, tribunali, le facoltà di giurisprudenza o le assemblee elette. E poiché nessuna di queste è la strada verso la salvezza, credo sia ineludibile che giudici, giuristi e legislatori, con lo stesso entusiasmo degli studenti Erasmus, concorrano alla creazione di un diritto europeo comune. In effetti credo che l'apporto delle corti possa condurre a meccanismi di valutazione omogenei dei comportamenti dei pubblici poteri, delineando così in concreto un concetto e una pratica di cittadinanza europea e di mercato unico. Ma un diritto giurisprudenziale così pervasivo, che giudice richiede? Un giudice che sappia racchiudere competenza, impegno, responsabilità, consapevolezza del proprio ruolo e umiltà nell'esercitarlo, come ci consiglia Calamandrei. Il Consiglio di Stato tradizionalmente e la magistratura amministrativa in generale sono stati sempre considerati serbatoi di eccellenza, un'eccellenza basata sul merito. I canali di accesso al Consiglio di Stato e TAR confermano una selezione meritocratica fondata su più concorsi pubblici aperti a tutti, un'età media anche nella giurisdizione superiore,
significativamente più bassa rispetto ad altre corti, una provenienza sociale diversificata. E a questo osservatorio di eccellenza, ma non solo a questo, evidentemente, ha attinto e continua ad attingere la politica per ricoprire cariche e incarichi istituzionali. Il connubio tra tecnici e politici non è facile. Fin dai tempi delle ingerenze della politica nell'amministrazione denunciate da Minghetti e da Spaventa, si è alla ricerca di un punto di equilibrio che non può che essere fondato su una chiara e leale distinzione dei ruoli e sul rispetto reciproco. Quando a questi incarichi siano chiamati i magistrati, essi devono sicuramente apportare la propria competenza, ma anche la terzietà e il distacco dall'esercizio del potere che fanno parte della cultura della giurisdizione, pur quando prestate in altre funzioni pubbliche. Ma una riserva di eccellenza che voglia rimanere tale, che tale voglia essere riconosciuta evidentemente non da se stessa, è tenuta a ricercare nella competenza e non nell'appartenenza alla propria legittimazione istituzionale. Una competenza fatta di conoscenze tecniche, di sensibilità istituzionale, di apertura verso le diverse culture e i diversi saperi, di capacità di cogliere nel punto di vista dell'altro un fattore di arricchimento. In altre parole, l'autoreferenzialità, il pensare di essere al centro dei meccanismi istituzionali e in questo crogiolarsi è un errore di superbia che trascina qualsiasi elite verso l'essere casta. E alla competenza deve necessariamente associarsi l'etica pubblica del magistrato, ossia l'idea che egli deve essere percepito dalla collettività, nelle sue manifestazioni e nella sua condotta, come retto e indipendente, oltre che esserlo nel suo foro interno, poiché l'etica pubblica nei rappresentanti delle istituzioni si intreccia sempre con quella individuale, come ammoniva Bertrand Russell. Tanto chiarito il piano deontologico, deve parimenti sottolinearsi che la magistratura necessita a sua volta di rispetto. Rispetto per una funzione che garantisce diritti e legalità, che non può essere lodata o disprezzata a seconda degli esiti di una controversia. Una funzione che va esercitata in trasparenza, con motivazioni chiare, e che può essere criticata ovviamente, ma solo conoscendo con onestà intellettuale quelle motivazioni. Una funzione in una istituzione che non possono essere delegittimate da vicende di singoli, a discapito di chi rende con onore, come dice la Costituzione, il servizio alla giustizia. In un momento in cui, secondo taluni, e non credo sia del tutto vero, l'elogio dell'incompetenza prevale sul merito, in cui l'approssimazione sembra preferita allo studio razionale e laico dei problemi, in cui si oscilla tra una meritocrazia declamata e il rifiuto dei saperi, in cui si confondono concetti pur chiari, quali magistratura e alta burocrazia, in un momento come questo io credo che le istituzioni tutte debbano fare uno sforzo di onestà intellettuale e anziché delegittimarsi in un'altra, saper riconoscere nell'apporto di ciascuno un tassello fondamentale per la costruzione del nostro futuro. Un futuro, come ella, signor Presidente, ha di recente detto, che riposa su principi di legalità e solidarietà umana. Ma noi non possiamo parlare per gli altri, sarebbe poco corretto e presuntuoso. Noi giudici, e in particolare noi giudici amministrativi, possiamo assicurare per il mio tramite, a lei, signor Presidente, e a tutti coloro che ci ascoltano, che profonderemo nel nostro lavoro il massimo impegno, con senso di responsabilità, con misura ma con determinazione, e che continueremo a garantire tutele effettive ai cittadini e a tutti coloro che ne hanno diritto, nel rispetto doveroso delle scelte del legislatore. A guidarci la pratica dell'etica pubblica e quella sinergia di valori e principi che si traducono in norme di grado superiore, costituiti dall'ordinamento costituzionale e dal diritto europeo. Consapevoli come siamo di avere avuto tanto con l'onore di appartenere a questa magistratura e che quindi abbiamo il dovere di dare tanto al servizio della comunità in cui viviamo.
Presidente, ricordiamo.